grandi sforzi organizzativi, ma anche tanta soddisfazione, c'è tanta partecipazione delle famiglie per questo sacco. Sì, sì, questa è una grande soddisfazione anche per noi e soprattutto per coloro che al comando quotidianamente lavorano per mantenere questa viva questa attività di ragazzi che frequentano anche la caserma. Quindi. Questa è la conclusione di un anno di attività sportiva. L'anno sportivo va dal 1° di ottobre dell'anno precedente, quindi 2015, e il saggio chiude l'attività formativa dei corsi, perché in realtà poi l'attività agonistica dei ginnasti, delle squadre agonistiche, continua tutto l'anno, non si ferma mai ovviamente. Una sintesi del lavoro svolto in palestra al comando dei Vigili del Fuoco, chi ha svolto corsi bisettimanali di una sola ora, quelli più piccolini dai 4 anni, fino ai ragazzi che fanno un'attività più intensa, trisettimanale, ma sempre di preagonistica, amatoriale diciamo. Poi ci sono gli agonisti che si allenano tutti i giorni, 3 ore al giorno, e hanno fatto gare quest'anno al campionato della Serie B più grandi, la Serie C gli allievi, con ottimi risultati, tutte e due le squadre sono andate in finale nazionale, quindi siamo abbastanza soddisfatti. La squadra del comando di Gefuoco, che rappresenta la nazionale italiana di rafting, che si è aggiudicata il campionato italiano Master, di cui faccio parte, quindi mi premierò, sarà anche un'occasione per vantarsi di questa attività che per noi è fondamentale, finalizzata al soccorso, ci chiama spesso per alluvioni dove solamente col comune da rafting possiamo effettuare salvataggi in zone esondate, alluvionali, quindi questa attività agonistica che svolgiamo, pratichiamo in tutti i fiumi d'Italia, abbiamo fatto anche la Coppa Europa qualche anno fa all'estero, in Lapponia, ci serve, ci permette di addestrarci facendo un'attività sana, molto adrenalinica, che quello diciamo è lo stimolo per fare questa attività che è anche rischiosa, ma ovviamente ogni giorno senza rischio è un giorno non vissuto, questo è il motto dei Vigili del Fuoco.